Le farmacie come prime porte d'accesso sul territorio per far emergere i casi di maltrattamenti sulle donne. Parte da qui il nuovo progetto del Centro Antiviolenza di Piacenza, che punta a creare una rete di sostegno nelle aree montane, quelle più isolate e svantaggiate. Portare formazione, sensibilizzazione a questa tematica alle donne che vivono soprattutto in zone montane, in zone non proprio facilmente raggiungibili. Il progetto è stato presentato stamattina in comune a Piacenza. Si punta alla prevenzione sul campo, in maniera concreta, rimarcano i referenti del centro antiviolenza, con il supporto di medici, pediatri, farmacisti e assistenti sociali attivi nelle zone montane e anche attraverso la divulgazione di materiale informativo negli spazi pubblici e sugli autobus. Tutto il progetto è volto a fare formazione e sensibilizzazione alla tematica, distribuendo anche materiale informativo, soprattutto nelle zone più disagiate, più lontane dal centro. Un altro obiettivo è l'attivazione definitiva di uno sportello nel Centro per la Formazione degli Adulti, già avviato l'anno scorso in via sperimentale. L'istituto accoglie infatti molte donne extracomunitarie per la prima alfabetizzazione, una platea importante, perché l'anno scorso le straniere aiutate dal Centro Antiviolenza di Piacenza erano il 40% e quelle accolte nelle strutture protette il 90%.